bentornati cari amici al nostro programma Cristiani Oggi, la realtà di una vita vissuta secondo l'insegnamento della Sacra Bibbia, della Parola di Dio nella società odierna, in questo stridente contrasto, ma per mezzo di Gesù, il Salvatore, il Figlio di Dio, di Lui parliamo in questo programma, è possibile vivere una vita cristiana oggi. Quanti si sono recati qualche volta in Israele a vedere quei posti e hanno fatto visita alla città, alle rovine, diciamo, dell'antica Cafarnao o Capernaum, hanno potuto vedere che all'ingresso lì di questo sito, ormai sito archeologico, c'è scritto Capernaum, la città di Gesù. Perché Gesù è vissuto spesso lì, si è trovato spesso lì, in Galilea. Gesù era nato a Betlem, cresciuto a Nazareth, ha girato le cittadine della Galilea, è stato anche in Giudea, naturalmente a Gerusalemme. Gesù andava dappertutto, è andato dappertutto facendo del bene e portando il lieto messaggio dell'Evangelo. Oggi alcuni si domandano dove trovare Gesù, se bisogna andare in un certo posto, fare un certo pellegrinaggio per avvicinarsi a Gesù o comunque a Dio o alla divinità o a qualcuno che possa magari aiutare, venire in soccorso, compiere un miracolo. Con questo programma oggi vogliamo dire che non siamo tanto noi che dobbiamo andare a cercare Gesù, ma Gesù viene da noi. Gesù viene fino a noi. Gesù è sceso dal cielo, è venuto su questa terra per venirci incontro. È Lui che ci è venuto a cercare. Non dobbiamo noi lambiccarci il cervello per cercare di capire dove trovare Gesù, trovare la via stretta, guai se non ci riusciamo. No. È Gesù che viene da noi. Addirittura Gesù viene in casa nostra. Nella meditazione biblica di questo programma, che arriverà tra un po' più avanti, si parla proprio di questo, di Gesù che è entrato in casa di un personaggio, come vedremo, un certo Zaccheo, un esattore delle tasse, è andato in un'altra città, a Gerico, città poco considerata, era soprannominata la città maledetta. Gesù è andato fino a Gerico per entrare in casa di quest'uomo che aveva una cattiva reputazione, poco considerato, anzi veramente considerato molto male, ma Gesù è andato fino a casa sua. Possiamo dirti, caro amico, gentile amica, Gesù è pronto a venire anche da te, è pronto a venire in casa tua e senza voler sentirci troppo importanti, noi pensiamo che tramite questo programma Gesù è voluto entrare, vuole entrare anche in casa tua. Ha voluto fare questo passo per avvicinarsi a te come a me. Ti invitiamo, caro amico, cara amica, a seguire questo programma. Resta in sintonia, ascolta. Abbiamo intanto un'intervista condotta da Eliseo Fragnito, che intervista Raffaella, che ci racconta la sua storia, e poi un bell'inno. Gabriella di Lena esegue un inno intitolato Voglio venire a te, Signore. Rimanete con noi. È con vera gioia che giungiamo a voi con un'altra intervista. Le nostre storie non sono storielle, ma sono fatti vissuti, esperienze che hanno segnato la nostra vita. Da quando Gesù è venuto nel nostro cuore, ha cambiato la nostra esistenza. Oggi vogliamo conoscere Raffaella Coretti. Vogliamo conoscere prima di tutto il tuo carattere, la tua personalità, quello che tu hai sperimentato anche nella tua famiglia di origine. Mi chiamo Raffaella e sono nata in una famiglia cristiana evangelica e fin da piccola i miei genitori mi hanno insegnato le storie della Bibbia. Mi ricordo molto spesso quando, prima di addormentarmi, i miei genitori mi raccontavano le storie della Bibbia, storie vere che raccontavano fatti veri, le opere di Dio. Ho vissuto un'infanzia felice, spensierata, dove ogni giorno veramente vedevo all'opera Dio nella mia famiglia. Quindi respiravi un'aria pulita, serena.
Sì, veramente una famiglia che amava e che ama Dio. Ecco, e la cosa è andata avanti per qualche anno, però poi è successo qualcosa che ha un po' rivoluzionato, scombussolato la tua vita. Sì, fino all'età di 10 anni tutto, come si suol dire, procedeva nei migliori dei modi, fino a quando a 11 anni è avvenuta una perdita nella mia casa, è morto mio nonno, al quale ero particolarmente legata. E ho considerato il fatto come qualcosa da appunto incolpare Dio. E dopo poco, inoltre, una particolare circostanza ha portato la mia famiglia, il mio sistema familiare parentale a subire uno scossone. E ancora di più me la sono presa con Dio, perché pensavo che Lui fosse responsabile di tutto il male che in qualche modo avevo ricevuto, che si era creato. In quel momento me la sono davvero, davvero presa con Dio, perché se Dio era veramente qualcuno che ci amava, perché aveva permesso tutto questo? Non riuscivo a darmi una risposta, e ogni giorno nutrivo sempre più una ribellione. Consideravo dei miei genitori degli incoscienti, perché dicevo: se voi avete creduto in questo Dio, per quale motivo succede tutto questo? E in quel momento pensavo che tutto potesse finire. E proprio in quel momento, quando covavo tanta ribellione, tanto odio anche nei miei genitori, un pensiero ha fatto breccia nella mia mente e nel mio cuore. Era importante farsi spazio nella società, era importante diventare qualcuno. Quindi hai provato disaffezione per quei principi che ti erano stati impartiti, un moto di ribellione contro Dio. E allo stesso tempo, come reazione, hai cercato di trovare delle risposte e, come dicevi tu, di farti spazio, di avere successo. Ecco, ci sei riuscita? No, nel senso che cercavo il successo, avevo riposto la mia fiducia nelle ricchezze di questo mondo. Mi ero cominciata a fidare degli amici, perché nella mia famiglia non trovavo più le risposte alla mia vita. Cominciai a riporre nelle ricchezze, nei soldi, nella mondanità, ogni mio affetto. Ecco, e per qualche tempo tu sei andata avanti con questa prospettiva, finché un giorno Dio ha parlato al tuo cuore in maniera diretta, personale. Ce ne vuoi parlare? Sì. E in pratica tutte le mie amicizie iniziarono a deludermi, e i miei genitori mi dissero: così tu non puoi andare più avanti, devi fare qualcosa. E mi proposero di andare in un centro estivo in cui teniamo dei culti speciali, in cui si parla di Dio, si prega a Dio. E li accontentai, forse per una ragione più di sfida che di altro. Mi recai appunto in questo centro, e come dico sempre io, il Signore mi aspettava. E in particolare una sera c'è stato un culto dove diceva che Dio poteva abbattere ogni catena, ogni muro che si era creato, e si diceva appunto che l'unica persona che poteva donare pace e serenità, cosa che io non avevo, perché io ricercavo negli altri, volevo in qualche modo essere indipendente, invece Dio mi diceva che potevo dipendere e trarre ogni forza, ogni bene, ogni amore da Lui. E in un culto particolare il Signore mi ha risposto in modo meraviglioso, perché più io cercavo affezione negli altri, più Lui non faceva altro che ricordarmi del suo amore. E in una predica, in modo particolare, si affermava appunto che Dio poteva spezzare ogni catena. E fu proprio in quel momento, fu una semplice preghiera, e più pregavo, più vedevo i miei peccati che veramente si mostravano alla mia vita. Io pregavo per ogni peccato e dicevo: Signore, io so che Tu esisti, perché comunque nella mia famiglia la pace che io cercavo nell'infanzia c'è sempre stata. E se Tu puoi qualcosa, se Tu veramente esisti, entra nella mia vita e soprattutto sciogli quei legami, dammi quella pace, quella serenità che io vedo ma che non conosco. E lo ringrazio, perché in un momento il Signore
ha veramente risposto a quella preghiera di un adolescente, piena magari di incertezze, perché fino a quel momento tutte le certezze erano cadute. Ma ringrazio il Signore per quella certezza, perché in quel momento il Signore ha lavato il mio cuore e il suo sangue è bastato, è stato sufficiente. Il suo sacrificio alla croce è risultato sufficiente per la mia vita. E ho il suo sangue unico, ha lavato tutti i miei peccati e lo ringrazio. Perché se prima consideravo che era necessario essere forte, riconosco che quando sono debole allora sono forte in Lui. Prima volevo essere protagonista della mia vita, volevo portarla avanti, quando invece ero soltanto schiava del peccato. Ora invece sono libera in Cristo e per questo lo ringrazio. Raffaella, ti vuoi rivolgere all'obiettivo della telecamera per parlare a qualcuno che ci sta ascoltando in questo momento? Come avete sentito, la mia storia è una storia semplice e molto spesso, sapete, noi pensiamo di essere qualcuno, di farci forza nel mondo, di farci spazio, quando fondamentalmente non siamo che schiavi del peccato. Dio invece, Gesù è morto sulla croce per noi, per darci vita in esuberanza. E se stai attraversando un periodo in cui tutte le certezze sono venute in meno, sappi che c'è l'unica certezza, l'unica soluzione, l'unico rimedio per la tua vita. C'è Gesù che ha pagato per noi. Noi dovevamo essere al suo posto, Lui invece ha dato ogni cosa, si è offerto una volta per sempre su quella croce. E non bastano tante parole, basta veramente soltanto una parola. Prega, cercalo con tutto il cuore, perché il Signore ha realmente cambiato la mia vita e lo può fare anche con te. Grazie Raffaella, grazie cari amici, vogliate riflettere su quanto avete ascoltato. Portando il peso del mio cuore, prima che il sol tramonti e il dì divenga notte nera, voglio venire a te, Signore, col mio travaglio, il mio dolore, il tuo gioco mio.
anche noi vogliamo andare da Gesù, avvicinarci a Lui. Tra poco darò il nostro indirizzo per quanti vogliono scriverci, preparatevi ad annotarlo. Ci ha scritto Marino dalla provincia di Bari una lettera nella quale ci fa molti complimenti, lo ringraziamo. Dice: seguo con molta fede e attenzione le vostre trasmissioni che sono insuperabili. Dice Marino: vi stimo molto, vi voglio un bene dell'anima. Vi prego di inviarmi in omaggio l'ultimo libretto di cui avete accennato, cioè L'amore perfetto. Sarei molto felice, dice, anche se durante la prossima trasmissione leggeste al pubblico questa mia breve testimonianza di fede e di affetto che provo per voi. Ecco, l'abbiamo letta, abbiamo accontentato questo nostro amico. Scriveteci anche voi. Anche a voi potremo inviare questo bel libro di Dwight L. Moody, L'amore perfetto. Ecco l'indirizzo: Cristiani Oggi, casella postale 15-00011 Tivoli Terme, Roma. Per la posta elettronica, Cristiani Oggi TV, @assembleedidio.org. Dunque scriveteci oggi stesso, saremo lieti di rispondervi personalmente e inviarvi gratuitamente questo testo di letteratura cristiana, L'amore perfetto, di Dwight L. Moody. Adesso ascoltiamo insieme la meditazione della parola di Dio da parte del pastore Agnello Esposito. Cari amici, rivolgiamoci al Vangelo. Leggeremo dal Vangelo secondo Luca, capitolo 19. È la storia di Zaccheo. E Gesù, essendo entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo chiamato per nome Zaccheo, il quale era capo dei pubblicani ed era ricco, cercava di vedere chi era Gesù. Ma non poteva, a motivo della folla, perché era piccolo di statura. Allora corse innanzi e montò sopra un sicomoro per vederlo, perché egli aveva da passare per quella via. E come Gesù fu giunto in quel luogo, alzati gli occhi, gli disse: Zaccheo, scendi presto, perché oggi debbo albergare in casa tua. Ed egli si affrettò a scendere, l'accolse con allegrezza, e veduto ciò tutti mormoravano, dicendo: è andato ad albergare da un peccatore. Ma Zaccheo, presentandosi al Signore, gli disse: ecco, Signore, la metà dei miei beni la do ai poveri. E se ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo il quadruplo. E Gesù gli disse: oggi la salvezza è entrata in questa casa, poiché anche questo è figliolo d'Abramo, poiché il figliolo dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perito. Questo passaggio racconta la storia di Gesù che, recandosi a Gerusalemme, passa per Gerico. E a Gerico, oltre ad aver guarito un uomo cieco, Gesù incontra Zaccheo. La storia di Zaccheo, pubblicano, esattore delle tasse, ladro, che viene incontrato da Gesù e salvato da Gesù, una storia nota dei Vangeli. È una storia che però alcuni sentono lontana. Una storia che sembra non ispirare il nostro presente. In realtà il Vangelo eterno di Dio è valido per ogni età. E nella nostra epoca questa storia ci incoraggia a credere nelle cose che possiamo considerare impossibili. Zaccheo era un uomo basso, un uomo non amato dalla sua stessa società per il ruolo sociale che rivestiva. Egli era un esattore delle tasse, e perché era ricco, e oltre a ciò egli era anche un uomo di bassa statura. In mezzo a quella folla di pellegrini che si recava verso Gerusalemme per le festività, egli non riusciva a vedere Gesù. Desidera incontrare Gesù, desidera vedere chi è, distinguerlo dagli altri uomini, ma avviene qualcosa di impensabile. Zaccheo ha un incontro personale con Gesù. Egli si sarebbe accontentato di riconoscerlo fra tanti, di vederlo in mezzo alla folla. Sale su un sicomoro per avere una vista migliore, ma quando Gesù arriva là dove egli è, sull'albero, lo invita a scendere. Lo invita a scendere presto e
accade una cosa bellissima. Quest'uomo sgradito ai più, quest'uomo con le sue limitazioni, incontra Gesù. Cari amici, lo scopo di questo programma e di questa breve meditazione è proprio quello di incoraggiarvi a credere che non c'è persona che non possa incontrare Gesù. Ci sono tante cose che potrebbero impedirci di avere un incontro personale col Signore, ma Gesù desidera incontrare personalmente ciascuno di noi, proprio te che sei all'ascolto ora. E la storia di Zaccheo continua, perché ci dice un'altra cosa importante, incoraggiante. Gesù entra in casa di Zaccheo, nella casa malfamata di un ricco, di un uomo odiato dalla sua stessa gente per il suo ruolo, e Gesù entra in quella casa. Quando vi entra c'è una reazione nella gente, c'è critica, è andato ad abitare in casa di un peccatore. Ma questa azione di Gesù ci ricorda una cosa bellissima: non c'è casa dove Gesù non voglia e non possa entrare. Gesù è entrato durante i suoi anni sulla terra di ministero in tante case, diverse fra loro. È entrata in casa di un capo di sinagoga che si chiamava Jairo, riportando sua figlia in vita. È entrato in casa di un certo uomo che si chiamava Simone il lebbroso, di un altro fariseo, è entrato in casa di Lazzaro, Marta e Maria. Gesù è entrato in casa di Pietro e in ogni casa egli ha lasciato un segno, ha dato un insegnamento, è entrato fisicamente, altre volte è entrato con la sua parola. Con la sua parola è arrivato a casa di un centurione romano, guarendone il servo. Con la sua parola è entrato in casa di una donna pagana, liberando sua figlia da una possessione demoniaca. Mediante la parola Gesù è arrivato in casa di un ufficiale reale, guarendo suo figlio. Gesù sta entrando in casa tua oggi. E non pensare che la tua casa non meriti, non pensare che la tua casa gli sia sconosciuta o che egli voglia starne lontano. Anzi, nella Bibbia Gesù dice: io sto alla porta e busso. Se uno ode la voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui e lui con me. E questa sera questo messaggio ci incoraggia a credere che Gesù è pronto ad entrare in ogni casa dove egli sia benvenuto. Ma la storia di Zaccheo non finisce così. Gesù incontra un uomo che nella migliore delle ipotesi si sarebbe accontentato di vederlo da lontano, di riconoscerlo tra i tanti. Gesù entra in una casa dove la gente non voleva che egli entrasse, ma entrato in quella casa Gesù fa un'altra cosa che a noi sembra impossibile: trasforma un uomo nel suo esatto opposto. Spesso e volentieri quando noi parliamo di cambiamenti ci accontentiamo di piccoli cambiamenti, di piccoli miglioramenti. O se almeno smettesse, o se almeno cambiasse, o se almeno io riuscissi a evitare questo o quest'altro difetto, vizio, mancanza. Gesù prende un uomo approfittante, un ladro, disonesto, lo cambia nel suo esatto opposto. Non solo un uomo onesto, egli restituirà il mal tolto, ma in un uomo generoso. Egli dà i suoi beni ai poveri. Egli decide di essere una persona diversa, e questa è soltanto la salvezza di Cristo Gesù. È Gesù che trasforma le persone. Quando Gesù parla del risultato della sua visita a casa di Zaccheo, gli dice: oggi la salvezza è entrata in questa casa. Non è lo sforzo, la capacità, il merito di Zaccheo, è la fede in Cristo Gesù. Gesù dice: questi è figlio di Abramo. Figli di Abramo non sono quelli per generazione, ma sono quelli che hanno la stessa fede di Abramo. Quella fede che trasforma quest'uomo da amante del denaro in benefattore, da ladro in uomo onesto. Perché non crediamo che Gesù possa fare anche oggi le stesse cose? Nella Bibbia ci sono diverse persone che il Signore ha trasformato nel loro esatto opposto. Pensiamo a Saulo da Tarso, persecutore della Chiesa, nemico della Chiesa,
che diventa predicatore del Vangelo, missionario di Cristo Gesù. Cari amici, a conclusione di questa meditazione desidero incoraggiarvi a credere nell'impossibile, a credere che non c'è persona che non possa incontrare Gesù. Basta che invochiamo il suo nome, basta che lo cerchiamo. Cari amici, vogliamo dirvi con tutto il cuore, questa meditazione è in qualche modo la realizzazione di questa verità. Non c'è casa dove Gesù non voglia, non possa entrare. Se gli si apre la porta, egli entra e fa del bene. E soprattutto non c'è persona che Gesù non sappia cambiare. Egli, morendo sulla croce, ha reso possibile la salvezza di chiunque crede in Lui, con la sua risurrezione, con la sua ascensione, ed ora con la sua intercessione opera in favore di tutti quelli che credono in Lui. Non rassegnarti al pensiero che non incontrerai mai Gesù, che Egli non possa mai entrare in casa tua. Soprattutto non rassegnarti a restare quello che sei. Credi che Gesù ti può cambiare. Credi che Gesù vuole venire in casa tua, credi di poterlo incontrare personalmente, rivolgigli una semplice preghiera in questo momento. Egli ti ascolterà e vedrai e realizzerai cose impossibili. Il Signore ci benedica. Grazie, Daniele Esposito. Sì, credi, caro amico, cara amica, che Gesù vuole incontrare proprio te. Prima di concludere questo programma, rivolgiamoci al Signore in preghiera per qualche istante. Signore Dio, Padre nostro, veniamo a te nel nome di Gesù. Grazie perché come allora Lui è stato disposto a entrare in tante case, lo fa ancora oggi e ha voluto farlo anche per mezzo di questo programma nelle case dei nostri amici, i nostri telespettatori, che ti chiediamo di benedire quella persona che sta seguendo, quel malato, quel sofferente, li presentiamo a te. Grazie Padre per l'opera tua in Cristo, benedetto in eterno. Stiamo terminando il programma, cari amici, vi ringraziamo di essere stati con noi, vi ricordiamo che se lo desiderate vi manderemo gratuitamente il libro L'amore perfetto di Dwight L. Moody. Scrivete all'indirizzo che sta per arrivare sulla sigla di coda, indicando chiaramente il vostro indirizzo postale per permetterci di mandarvelo. Noi vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione, continueremo a pregare per voi perché questa parola di Dio che è stata predicata possa trovare spazio nella vostra vita. A presto, Dio vi benedica. Il messaggio di questo programma riguarda personalmente anche te. Cosa farai davanti all'invito di Gesù Cristo il Salvatore? Vorremmo aiutarti a conoscere meglio la persona di Cristo e inviarti gratuitamente una copia del Vangelo. Scrivi a Cristiani Oggi, casella postale 15, 00011, Tivoli Terme, Roma. Dio ti benedica e a presto.